C'erano tutti i sindaci dei comuni interessati dai lavori di ammodernamento della statale 640 questa mattina alla cerimonia di inaugurazione degli interventi che interesseranno il versante nisseno della strada 640. Comuni che hanno sopportato e continuano in alcuni casi a sopportare disagi che inevitabilmente un intervento di così grandi proporzioni produce sulle singole realtà locali. Oltre a loro, naturalmente, c'erano i rappresentanti politici della provincia regionale di Caltanissetta, quelli del governo regionale con l'assessore alle infrastrutture per Carmelo Russo e quello allo sviluppo economico Marco Venturi, oltre a numerosi deputati regionali, nazionali e all'europarlamentare Salvatore Iacolino, nessun esponente del governo nazionale, mentre accompagnato dal capogruppo del PDL alla provincia regionale di Agrigento, Ivan Paci, è arrivato sulla 6.40 anche il segretario nazionale del Popolo delle Libertà, Angelino Alfano. Questa strada è la più grande opera pubblica di questo pezzo di sud, di questo pezzo di Sicilia, che penso sia memorabile dall'uomo, cioè in questo pezzo di Sicilia. Questa strada è la più grande opera pubblica che si ricordi. È figlia di questi 10 anni ultimi. È stato merito del presidente della provincia di Agrigento, oggi parlamentare, onorevole Enzo Fontana, del presidente Berlusconi averla finanziata e oggi noi siamo qui a dire che c'è stata in questa terra una politica che ha fatto qualcosa. E le infrastrutture sono il punto nodale per lo sviluppo del meridione e specificamente della Sicilia. Questa è un'opera che collega la Sicilia sud-occidentale alla Sicilia centrale e dunque un'opera strategica che ha un valore storico. Il sistema infrastrutturale siciliano spesso è stato considerato uno dei fattori che limitano lo sviluppo della nostra regione. Oggi invece si sta lavorando molto su questo aspetto, ne è testimonianza anche questo ammodernamento della 640. Quanto può dare in termini economici? Ma sicuramente dà molto. Oggi noi purtroppo paghiamo un ritardo di decenni di investimenti nelle infrastrutture. Per fortuna abbiamo queste opere importanti in Sicilia che sono diverse, dalla nord-sud, la 640, la Siracusa-Catania e altro. Secondo me bisognerebbe avere il coraggio di investire anche nel comparto ferroviario, che gli investimenti sono fermi forse ai primi anni del Novecento, 1930-40, quindi lì che dobbiamo cercare di sviluppare la rete infrastrutturale importante che potrà servire alle imprese e ai cittadini siciliani. Questa è un'opera importante che collega Caltanissetta ed Agrigento, un'opera che ha voluto fortemente un mio amico che oggi non c'è più, che è l'ingegner Paolo Palmisano, che è morto su questa arteria. Io penso che questo per lui, se ci potrà vedere, sarà un giorno importante e importantissimo.